Buonasera e bentornati alla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera parleremo di viabilità, delle condizioni delle nostre strade, di lavori pubblici per quanto riguarda il comune di Arezzo, facendovi vedere quelle che sono un po' le situazioni che più preoccupano, dall'E45, poi la vicenda che riguarda Ponte Buriano. Proprio in queste ore c'è stato l'incontro tra il nuovo presidente della provincia Silvia Chiassai e i cittadini, un confronto piuttosto animato che tra poco vedremo, con la notizia che il ponte riaprirà il 16 dicembre. Cercheremo di capire anche come, qual è il futuro di quest'area, tema che è arrivato anche in Consiglio Comunale ad Arezzo. Il sindaco Ghinelli ha detto: io sono anche favorevole a fare un secondo ponte, però in sostanza ha chiesto anche poi chi lo dovrà pagare eventualmente questo secondo ponte, che chiaramente risolverebbe molti problemi della zona. Parleremo di tutto questo, vedremo anche poi la situazione anche sulla regionale 71, dove purtroppo gli incidenti continuano a verificarsi anche in modo grave. Salutiamo il vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Camurrini, buonasera e benvenuto. E poi saluto Carlo Fiordelli, ritroviamo, dirigente della viabilità della provincia di Arezzo, buonasera. E poi Antonio Peruzzi, che è il portavoce di CNA Fita Trasporti, buonasera. E quindi buonasera. Anche la vostra categoria chiaramente è sulle strade tutti i giorni, quindi esatto. Vive tutti i problemi. Piero Franchini, che ci aiuterà ovviamente a sollecitare i nostri ospiti. Buonasera. Partiamo proprio dalla E45, è diventato virale il video di un cittadino che ha mostrato veramente la precarietà, la fragilità di uno dei piloni della 45 tra la Toscana e la Romagna. Sono immagini che, anche alla luce di quello che è successo a Genova, che insomma fanno rabbrividire. Vediamo. Questo che si stacca è cemento. Eh sì, il cemento e il ferro, come potete vedere, si piega con le mani, perciò il suo lavoro non lo fa più, certamente. Preoccupano ancora le condizioni della E45 a far paura, in questo caso, come ci ha segnalato un cittadino, sono le condizioni in cui versano alcuni piloni del viadotto. Ci troviamo nel tratto aretino. Ed è proprio sotto il viadotto Puleto, nel comune di Pieve Santo Stefano, che Massimo Tizzi, mentre stava cercando tartufi, si è imbattuto in questa struttura. Ieri ho provato a smuovere del ferro, viene via con le mani, si rompe, perciò mi sembra che molto più che fatiscente. È una situazione che ovviamente vi preoccupa. Preoccupa, sì, molto. Cosa vi preoccupa? Che possa cadere, che possa succedere quello che è successo a Genova. Analoga situazione anche a qualche chilometro di distanza nei pressi dell'uscita Canili. Due sono le inchieste portate avanti dalla Procura di Arezzo sulla E45. Le ipotesi di reato vanno dal disastro colposo all'attentato alla sicurezza degli utenti. Il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, inoltre, a seguito del crollo della piazzola di sosta tra le due uscite di Pieve Santo Stefano, aveva anche disposto una superperizia sul tratto franato. Erano emersi così difetti di progettazione e carenza di manutenzione. Era stata infine riscontrata la presenza di amianto 3 volte superiore ai limiti nel terreno venuto giù. Chiedo a Gianfrancesco Camurrini, in questo caso da cittadino, oppure se fosse sindaco magari di quelle zone, sarebbe preoccupato, un giudizio proprio personale, no? Di una situazione che chiaramente deriva da decenni e decenni, certamente che oggi fa più notizia anche per quello che è successo a Genova. Beh, la preoccupazione normalmente deriva da un lato da fatti appurati, dall'altro da un fatto contingente, in questo caso specifico il crollo del ponte di Genova, che ha allarmato un pochino tutti. Purtroppo il nostro paese è un paese un pochino strano da questo punto di vista, perché è un paese che vive sempre sulle emergenze. Terremoto nelle Marche, grande allarmismo, si controlla tutte le scuole, si fanno le verifiche, si va a fare i sopralluoghi, dopo 6 mesi tutti si sono dimenticati tutto. Meteo che comincia a scoperchiare case, tetti, allagare paesi, allora si fa i controlli sui fiumi, si va a fare tutto questo di verifiche. Oggi crolla un ponte, allora allarmismo sui ponti. Per carità, che ci sia una programmazione poco puntuale nel sistema Italia, perché questo è un problema che riguarda tutto il territorio nazionale, è più che ovvio.
Da lì ad essere effettivamente preoccupati che possa crollare qualche altro ponte o che ci siano problemi analoghi a quelli che si sono rappresentati 3 mesi fa, francamente la vedo una ipotesi possibile, ma insomma non così imminente e realistica. Può darsi, però bisogna fare dei controlli e capire se effettivamente le strutture sulle quali viaggiamo hanno dei problemi. Un allarmismo così to cure, secondo me, è un po' buttato là, ha poco senso. Antonio Pegosi, chiaramente è una delle arterie più frequentate anche da chi lo fa per lavoro, autotrasportatori e non solo. Qual è il vostro punto di vista? Ma il nostro punto di vista, purtroppo le strade adesso, i fondi stradali sono fatiscenti, perché ormai sono passati tanti anni che manutenzione non è stata più fatta e automaticamente io posso veramente dirvi che tenere un mezzo pesante sulle strade di oggi, con tutti gli avvallamenti che ci sono, è molto molto difficile e si tiene molto male in carreggiata. Sto vedendo adesso si sta muovendo qualcosa come fondo stradale, stanno ripristinando un po' di strade, ma c'è tanto da fare ancora e la sicurezza purtroppo è la prima cosa che dobbiamo mettere in atto. Però, ripeto, le strade sono veramente fatiscenti da questo punto di vista. Sono strette viabilità che ormai, diciamo, erano previste magari per altri tipi di automezzi. Oggi la circolazione è talmente tanta e veloce e le nostre strade purtroppo non sostengono più queste cariche e queste velocità. Quindi, secondo me, dobbiamo intervenire e cercare di ripristinare tutta questa viabilità, insomma. E 45 che ovviamente è di competenza dell'ANAS, quindi la provincia in questo caso non c'entra. ANAS che comunque dei lavori, degli interventi arrivano spesso, li vediamo anche, insomma, cantieri. E chiaramente qui il problema però, come dicevamo prima, no, è alla base, no, al di là del asfaltare la strada, eccetera. No, quello che abbiamo visto ovviamente è un altro tipo di discorso. No, Carlo? Sicuramente, anche perché condivido pienamente quello che ha detto il vice sindaco Camurrini nel fatto che siamo un paese molto strano e ci siamo scordati da 10 anni di fare manutenzione. Se non facciamo più manutenzione, quello che abbiamo deteriora, e deteriorato, per riportarlo alle condizioni originarie ci costa 5 volte quello che potevamo spendere in una normale manutenzione. Per cui sia le province, sia il sistema ANAS, sia il sistema dei comuni si sono trovati con questo arretrato di manutenzione che oggi è impossibile colmare. Diceva bene chi mi ha preceduto, qualcosa si sta muovendo. Anche noi quest'anno, rispetto agli anni precedenti in cui avevamo delle risorse limitate, anzi limitatissime, addirittura con bilanci con provenienza direttamente dalla provincia quasi uguale a zero, quest'anno un po' ci stiamo muovendo. Infatti in questo momento abbiamo in appalto circa 1.050.000 euro di bitumature. È chiaro che è la goccia nel mare. Pensare che su 1.300 km di strade 1 milione di bitumature siano qualcosa, è comunque qualcosa, quando per 2 anni abbiamo fatto quasi niente, perché purtroppo non avevamo fondi. Voglio così lanciare una riflessione che è questa. L'altro giorno facevamo un calcolo che è semplicissimo, si trova in tutti i libri manuali della manutenzione, fra quanti anni riasfalterò la stessa strada. Con le risorse che abbiamo avuto fino adesso, io riasfalto la stessa strada dopo 127 anni. Ditemi un po' se è possibile questi tempi e questi sistemi. Per il Comune di Arezzo, tra l'altro, anche in questi giorni ci sono stati dei cantieri come quello di Via Dante, no? Piuttosto significativo come intervento, Via Alfieri, quindi anche il Comune negli ultimi mesi, no? Comunque è intervenuto su diversi fronti, no? Sì,
L'ho ricordato in più occasioni, il Comune purtroppo, dispiace dirlo, ma ha ereditato una situazione non troppo rosea dal punto di vista della manutenzione strade e come diceva il geometra Fiordelli, spesso se ci troviamo ad affrontare problemi di manutenzione su strade, su manufatti che non vengono mantenuti adeguatamente negli anni, la spesa è molto più importante perché si ammalora il sottofondo, perché non basta fare soltanto lo strato di usura, quindi lo strato superficiale di bitumatura, ma tocca andare sotto e spendere molto di più rispetto a quello che si poteva spendere facendo un intervento preventivo. Di fatto l'amministrazione comunale ha 700 km di strade asfaltate che non sono poche, ha un arretrato piuttosto importante. Nel corso degli ultimi 3 anni le risorse che sono state investite sono circa 3-4 volte rispetto a quelle che venivano gestite nel quinquennio precedente. Questa è una scelta, se vogliamo. Sono poche le risorse della pubblica amministrazione in generale, anche del Comune di Arezzo, però all'interno di queste risorse si può comunque decidere se sia prioritario investire in manutenzione strade piuttosto che in qualcos'altro. È sempre difficile la scelta perché i problemi, come dicevo poc'anzi, sono veramente tanti, perché i problemi li abbiamo sì sulle strade, li abbiamo sui parchi, li abbiamo sulle scuole, li abbiamo sui edifici pubblici, li abbiamo nei luoghi di lavoro, abbiamo problemi che sono tutti prioritari, no? Ognuno ha il suo indice di priorità e è difficile riuscire a dire quale debba venire prima. Noi abbiamo in questa fase privilegiato sicuramente la manutenzione delle strade e delle scuole. Ci vorranno tanti anni, sulle scuole è un capitolo a parte, poi magari sì, ne parleremo un'altra volta, però da parte nostra c'è l'impegno veramente quotidiano e costante. Ad oggi le risorse spese nel corso del 2018, tanto per dare un numero, sono circa 1,5 milioni, che paragonati a quelli della provincia, che investe circa 1 milione, se non sbaglio l'ultimo appalto ha detto che è stato di circa 1 milione, sono risorse importanti. Nel 2014 erano stati investiti 300.000 euro, quindi questo è il metro. Per colmare il gap che è stato lasciato indietro ci vorranno ancora 7-8 anni. Piero. Sì, dunque io che di solito ascolto sempre la gente così, la gente che viene nella mia attività, oppure la gente nella strada, oppure nei bar, e quindi purtroppo c'è un malcontento che però la gente non sa ancora identificare quale sia il problema, perché ancora non si è capito se la parte politica è quella che, diciamo, non, tra virgolette, se ne frega di tutte le cose che magari che diciamo non sono visibili, ma in questo caso sono visibili, oppure se i tecnici che sono diciamo nelle varie strutture, quindi nei comuni oppure nelle province oppure non sono abbastanza pressanti o capaci di far capire quale effettivamente è il problema, perché cioè, nel senso che onestamente che siano stati passati 10 anche forse più anni, nel caso del Ponte Buliano probabilmente anche molti di più, per dire, no, che non siano stati fatti interventi e che non vengano fatti interventi, e quindi qui ecco, spesso e volentieri poi dopo si ricorre al fatto di dire, e probabilmente sarà anche vero, però siccome la gente dei soldi ne paga tanti, non si capisce perché dopo mancano sempre i soldi, nella sanità mancano i soldi, nelle strutture mancano i soldi, nella scuola mancano i soldi, e la gente ne paga sempre di più. Ecco, come sta la cosa? È che i tecnici non sono abbastanza pressanti presso chi poi governa, che sono i politici, oppure viceversa, ai politici non gli frega niente. Ecco, com'è la cosa? Questo volevo chiedere io. Beh, anche al sottoscritto, perché il politico qui c'è solo te. Il politico quindi in questo momento. Beh, che sì, però penso che generalizzare non sia mai. Dopo toccherà anche a te come tecnico. Certo, però. No, ma ti rispondo. Penso che generalizzare non sia mai corretto, no? Ci sono tecnici e tecnici, politici e politici. Sicuramente. Siamo tutte persone, persone che hanno più o meno a cuore il lavoro che fanno, quindi la questione è sempre molto soggettiva. Nel caso mio devo dire che io ho trovato una struttura tecnica veramente molto preparata e molto attenta ai problemi, che cerca di investire le risorse a disposizione nel modo migliore. L'indirizzo politico che viene dato è un indirizzo analogo,
la gestione della cosa pubblica, io ho sempre detto a tutti i miei tecnici che deve essere fatta come la gestione di una famiglia da parte del buon padre di famiglia. Cioè, quando uno va a spendere un euro di risorse pubbliche deve sempre pensare di spenderlo come se fosse a casa sua. Li spenderesti in questo modo, staresti attento a qualcosa in più, porsi mille scrupoli in modo tale da cercare di evitare sciocchezze che poi si possono sempre fare, ma almeno si fanno sicuramente in buona fede. Quindi il concetto generale all'interno del quale io mi muovo e la mia struttura si è muove sempre che si fa come un buon padre di famiglia, come direbbe la legge. Sì, assolutamente sì, nel caso anche a Genova è successo così? A Genova va chiesto alla società Autostrade o nella E45 va chiesto ad ANAS. Ognuno ha le sue personali responsabilità. Per quello che mi riguarda, per quello che riguarda il sottoscritto, la mia struttura e la gestione del Comune di Arezzo in questo triennio, vi posso assicurare che la gestione del bene pubblico è stata fatta assolutamente nell'interesse dei cittadini. In primo luogo, ribadisco, perché se no uno sembra che siamo marziani, siamo cittadini anche noi. Io ci tengo che anche la mia città e i miei nipoti, i miei conoscenti vengano amministrati nel modo migliore, anche perché vivo qui e se mi fermano per strada mi possono sempre tirare le orecchie, cosa che vorrei evitare. Mi sono messo in questa avventura politica perché volevo cercare di dare un contributo per una svolta positiva, ce la sto mettendo tutta, sicuramente non farò tutto in modo perfetto, ma cerco di farlo sicuramente con scienza, coscienza e nel migliore dei modi. Breve risposta da tecnico anche da Carlo Fiordelli. Beh, la risposta da tecnico, mi addentrerei un pochino leggermente nel politico, ma non nel politico. Penso che la questione la questione che ci riguarda è un po' complessa, cioè molto più complessa di quella del comune, perché la provincia fino a qualche tempo fa sembrava il male assoluto, cioè nel senso che mi è capitato proprio a me personalmente viaggiare con la macchina della provincia, fermarmi in un posto in un comune della Val di Chiana e un signore di una certa età ha guardato lo sportello della macchina e mi ha detto: ma ancora ci siete? Per cui insomma la vicenda provincia è un po' particolare, anche perché posso dire che nel 2008 come responsabile del servizio viabilità abbiamo asfaltato qualcosa come 8 milioni di euro di asfalti, per cui ritrovarsi a spenderne all'ultimo dell'anno 1 milione, insomma, ma da è cittadino un po' un ti sei chiesto dove vanno a finire da cittadino soldi? Mi sono chiesto anche e ho valutato anche alcune cose, ne parlavamo pochi minuti fa nella sala della, che ancora si chiama sala della giunta, ma non la giunta da noi non c'è più, ecco. Ne parlavamo nella sala della giunta, c'è uno studio fatto da un partito politico, ma in questo momento non dico chi è, che attualmente è al governo, e per cui ce ne sono due, hanno dato il 50% della probabilità, è la Lega comunque, ecco, non è nessun problema. Ora dice, non lo volevo dire, l'ho detto, che dice, ed è effettivamente vero perché è stato commissionato a qualcuno che veramente di queste cose ne capisce, che è la Bocconi di Milano, che dice che le province sarebbero autonome completamente dallo Stato se riscuotessero soltanto le tasse di questi signori qua e delle macchine. Per cui cioè, risolvere il problema della provincia sarebbe abbastanza semplice, perché la provincia, alla provincia di Arezzo è bene che tutti sappiano, gli vengono drenati tutti gli anni 16 milioni di euro dallo Stato centrale. Per e cui, non si sa dove finiscono, o si sa? Si sa dove finiscono, sa dove li mette lo Stato centrale. Su questo in qualche strada come hanno trovato su probabilmente li metteranno in sanità, come diceva prima il vice sindaco, o in altre cose. Questo non dipende da noi. Sì, veloce, poi chiudiamo un attimo a questo ragionamento qui, perché è opportuno dire anche a chi ci ascolta invece come sono andate le vicende del Comune di Arezzo, perché di questo si parla. Il Comune di Arezzo negli anni metà dei anni 2000, quindi 2005, 2006, 2007, incassava circa 15-16 milioni di euro di concessioni edilizie.
Concessione edilizia vuol dire che c'era tanta gente che costruiva, realizzava la casa, faceva l'ampliamento, faceva un intervento edilizio. Lottizzava. Sapete oggi quanti milioni di euro incassa il comune in un anno? Due. Ecco. Un ottavo. Ecco fatto che gli investimenti e le manutenzioni calano. È anche un problema conseguente ovviamente a un poi momento storico in cui parliamo di Ponte Bugnano, l'economia non gira così tra poco bene. Ripartiamo dalla Casa dell'Energia con Nego Subbianco, ripartiamo da Ponte Bugnano, c'è stata la visita del presidente della provincia Silvia Chiassai, che ha scelto come primo incontro pubblico con i cittadini subito una ferita aperta, ossia Ponte Bugnano, che doveva già essere riaperto. Sapete che ci sono stati degli imprevisti durante i lavori, dei rinvenimenti anche significativi che sono stati fatti, insomma siamo arrivati che la presidente Chiassai ha detto che il ponte sarà riaperto il 16 di dicembre. Vediamo però come è andato questo incontro, confronto, in parte anche scontro con i cittadini. Prima si considerava una ficaia, una cosa semplice, una radice normale, invece non è così, ha un apparato radicale talmente diffuso che sta creando dei problemi strutturali al ponte, per cui bisogna intervenire dall'alto, bisogna scavare, e per cui c'è l'archeologo perché sta lì a guardare il selciato, se le pietre... ce l'ha detto la sovrintendenza, qui se volete scavare... Se volete bene, scavare. Chiaro, no, no, va bene, perché ognuno fa il suo lavoro. Allora, siccome lui è chiamato a spiegare in maniera tecnica la cosa, lei poi ci può ridere quanto gli pare. I fatti sono questi, mo si sceglie. Riunione infuocata a Ponte Bugnano, frazione del comune di Arezzo, tra i cittadini e Silvia Chiassai, neopresidente della provincia. Il ponte romanico, che si trova lungo la Sette Ponti nel pieno della seconda fase di restauro, doveva essere riaperto, ma le sue condizioni non lo permettono ancora. Attimi di tensione anche con la stampa presente, nonostante ci fosse stato l'invito dell'ufficio stampa della provincia di Arezzo. No, allora ci ha chiamato l'ufficio stampa. Va bene, allora l'ufficio stampa verrà licenziato. Ora io sto parlando privatamente con un consigliere. Tra le problematiche da risolvere, una radice secolare di ficaia ritrovata al suo interno e un doppio selciato scoperto recentemente che non può essere danneggiato. L'infrastruttura è ad oggi considerata fondamentale per il collegamento tra Arezzo e il Valdarno, con una mole di veicoli anche pesanti che la attraversano di circa 15.000 al giorno. La notizia, alla fine, è la sua riapertura il prossimo 16 dicembre, ma non al traffico pesante. Poi, da luglio, un nuovo stop e la viabilità alternativa che devono percorrere soprattutto i residenti di Castiglionfibocchi e Capolona è il problema più impellente. Voglio che la provincia mi devi dare le strade sicure, in sicurezza. Bravo, va bene. Non come fino ad ora, capito? No. Perché passare di qua si rischia la vita tutti i giorni. Perché se si trova una corriera dietro a un pullman, una persona che non è nemmeno tanto pratica, finisce in fossetta, si ammazza e si fa male. Dopo chi ce l'ha la coscienza? Anche la corriera, un pullman di ragazzi che vanno a scuola, che vola di sotto. Chi vola di sotto? Fa banchine e vola di sotto. Di chi era in quel punticino? C'ha la deroga per passare. Dopo i padri di famiglia vengono a cercare chi? Il primo incontro che faccio sono venuta a Ponte Bugnano, e 2 settimane sono stata lì, va bene? Quindi sono venuta nella situazione peggiore, aspetta un attimo, peggiore c'era, va bene, se no potevo evitare. Allora, detto questo, ho già chiesto un appuntamento in regione, io ho già parlato, così però bisogna parlarci per bene con la regione, probabilmente dovrò sentire anche il ministero, perché? Perché la situazione qui di questo ponte, come diceva l'ingegnere, è una situazione di un ponte del 1200 e non è mai stato fatto nulla. Questo intervento di 700.000 euro, che comunque è stato importante e che ci ha donato la regione perché non era tenuta a farlo, purtroppo non risolve il problema. Quindi noi bisogna pensare che il traffico pesante di qui non ci può passare e dobbiamo quindi trovare una soluzione definitiva per tutta l'area. Va bene? Definitiva. Allora io dovrò cercare di capire se c'è la possibilità di avere un finanziamento per riuscire a creare un ponte alternativo, se non è possibile farlo. Se è possibile farlo, cosa possiamo fare? Perché non è che potete stare in questa condizione in futuro, va bene? Io ci metto la faccia, vado dagli enti preposti e cerco di capire e di insistere a farli aprire. Detto questo, finché non torno con una risposta, sono parole, quindi io mi impegno.
È molto pericolosa. Perché? Capisco che i lavori vanno fatti a Ponte Buriano, ma l'alternativa doveva essere o sistemare questa strada, perché manca veramente l'asfalto, è stato fatto delle toppe e basta, non è che è stato rifatto, è stata allargata leggermente, non, cioè sono state tagliate le piante, i lavori sono stati fatto qualcosina per far vedere dopo la chiusura del Ponte Buriano l'anno scorso. L'alternativa è veramente pericolosa. Ci sa questo disagio che fra le altre cose non hanno fatto nemmeno un'alternativa di strada adeguata, perché quando si incrociano due pullman, e purtroppo ci sa anche quello lì il problema, non si passa più, si blocca in certi punti, specialmente in certe curve, in certi punti stretti della nuova, diciamo così, viabilità tra virgolette che hanno creato. È impossibile. È illuminato o è? Poco, pochissimo, niente, diciamo, zero. Dovrà essere, diciamo, valutato il, diciamo, la messa in sicurezza, trovare il finanziamento e nello stesso momento anche studiare un percorso che porti a un ponte alternativo a Ponte Buriano in tempi brevi, comunque relativamente brevi, vista la burocrazia italiana e il fatto, diciamo, che la complessità dell'operazione, il fatto che comunque le province sono a metà di un guado e bisogna capire anche, diciamo, dove andranno. Abbiamo visto, insomma, questo confronto, quindi riapertura il 16 dicembre, con quali condizioni? 16 dicembre al traffico leggero. Quando in viabilità parliamo di traffico leggero vogliamo dire 7,5 tonnellate di peso totale a terra, cioè per essere chiari un camioncino un po' più grande. E diventa, in questo momento cercheremo anche di provare a migliorare la situazione nella strada dello Spicchio, se riuscissimo a fare anche una nuova asfaltatura e vedere di sistemare le cose che si sono presentate in questo momento, anche perché l'intervento fatto nello Spicchio è un intervento tampone, come chiaramente si fanno quando facciamo modifiche ai percorsi. E chiaramente, giustamente, ci fanno rilevare, ed è giusto, lo sapevamo, quella è una strada che non è adatta molto al traffico che ha dovuto sopportare. E speriamo che togliendo le autovetture e i medio piccoli riusciamo comunque a alleggerire notevolmente il traffico sulla strada dello Spicchio. Ci vorrà un po' di tempo per riacquistare comunque la normale scorrevolezza, perché chiaramente ora la gente è un po' si è abituata anche a fare i percorsi di prima. Metteremo nel ponte comunque delle telecamere per vedere se qualcuno infrange le norme, perché chiaramente non è che potremo mettere delle persone, o comunque la polizia municipale o le altre forze dell'ordine potranno stare lì a vigilare su ponte Buriano. E volevo dire un'altra cosa che è molto importante: faremo sicuramente la deroga al TPL, al traffico dei servizi pubblici, perché tra l'altro le coincidenze, tutti quanti i traffici pubblici hanno risentito chiaramente della chiusura di Ponte Buriano. Questo ritornerà comunque al normale, per cui le scuole e i ragazzi che raggiungono Arezzo, specialmente per le scuole superiori, ne trarranno sicuramente giovamento e arriveranno anche prima i pullman e si ristabilirà un po' la situazione normale. Certo, come dicevano questa mattina all'incontro, bisogna pensare tra tutti a una soluzione definitiva che non sia Ponte Buriano, perché Ponte Buriano ha 741 anni e li dimostra tutti. Grandi cose, se paragonate, al ponte di Morandi, certamente è molto più performante. Chiedo al vice sindaco, visto che il tema appunto è arrivato anche in consiglio, no? Credo sull'interrogazione, forse non vorrei dire una cavolata, ma di Donato Caporali, che aveva sollecitato, diciamo, questo problema. Comunque il sindaco ha detto che anche lui sarebbe favorevole al
a fare un altro ponte, però per tornare al discorso di prima delle risorse, cioè, chi è che dovrebbe coprire un investimento di questo tipo? Cioè quanto è, volevo dire, praticabile pensare a un secondo ponte in questa situazione? Beh, allora ancora stiamo pensando al tracciato della Due Mari, ancora stiamo pensando alla variante la 71, i cui 20 o 30 tracciati prospettati dalla provincia negli anni 90 sono lì in un cassetto. Se oggi cominciamo a pensare al ponte, sicuramente fra 20 anni continueremo a pensare al ponte, se tanto mi dà tanto. La prospettiva in Italia è questa oggi. Le risorse sono quelle che sono, la burocrazia uccide gli enti pubblici, coordinare più enti diventa difficile se non impossibile, francamente la vedo una ipotesi piuttosto remota. Poi per carità, tutto si può fare, il Ponte Morandi hanno detto che in un anno lo fanno, se non sarà un anno sarà un anno e mezzo, ma sono convinto che arriveranno in fondo. Se ci fosse la regione nel caso specifico, o lo Stato centrale, o chi ha risorse, perché tanto è sempre solo una questione economica, che fosse, si rappresentasse disponibile a investire per la realizzazione di questo nuovo ponte, sicuramente sarebbe un progetto realizzabile. Tutto sta a vedere se si trova l'interlocutore giusto che in qualche modo finanzia l'opera. Il sindaco ha prospettato una serie di ipotesi coinvolgendo anche la città metropolitana di Firenze, dato che andando a realizzare un altro ponte sicuramente si diminuirebbe il rischio di idrogeologico sulla città metropolitana di Firenze, quindi sicuramente anche il comune di Firenze potrebbe avere interesse a cofinanziare questo tipo di opera. Dico potrebbe perché poi all'atto pratico, fin tanto che uno non sente il vero rischio o che non gli succede effettivamente qualcosa, probabilmente non sentirà l'esigenza di finanziare opere che oggi vede lontane. Quindi diciamo la soluzione praticabile, appunto, ora arrivo subito, è quella di migliorare, come si diceva, no, la viabilità alternativa e fare i controlli che venga rispettato il divieto, no, per i mezzi pesanti. Ad oggi direi che non ci sono alternative, anche perché anche qualora ci fossero le risorse pronte via oggi, tra progettazione, permessi, sovrintendenza, paesaggistica, genio civile, regione, compagnia bella, parco. È un'operazione che il primo mattone si potrebbe vedere forse, ma forse nell'arco di 3-4 anni. Allora, per anche gli autotrasportatori, che cosa si dice? È un problema non indifferente, anche perché la Sette Ponti è transitata da tanti mezzi, per esempio tutta la parte di Castiglioni, San Giustino, eccetera, i mezzi pesanti sono costretti a passare appunto da Indicatore, Ponticino e Montalto, ma il problema poi arriva anche a Montalto, perché anche là c'è una limitazione in una fascia d'orario che dalle 8, dalle 20 la sera alla mattina alle 7 i mezzi pesanti non possono transitare. Questo cosa vuol dire? Che magari si trova un autoarticolato, un mezzo pesante a Castiglione che scarica la sera tardi, ecco il fatto che lui fino alla mattina alle 7 non può transitare da Montalto. Quindi diventa sempre un problema più grosso, perché quello che deve tornare verso Roma è costretto ad andare a nord e poi tornare a sud. Quindi è sempre un impegno importante. E voglio dire, il problema io lo capisco perfettamente, ma questa chiusura a Ponte Buriano vuol dire tanti anni, come ne abbiamo parlato, quindi credo che sia anche importante prendere in considerazione questo ponte effettivamente, perché insomma noi che viaggiamo i costi sono sempre più alti anche per noi, purtroppo le strutture sono sempre quelle fatiscenti, verranno chiusi altri ponti, altre strade e per noi diventa sempre più difficoltoso, un po' perché purtroppo i prezzi sono quelli che sono, i costi sono sempre più elevati e a noi effettivamente la committenza non ci dà assolutamente nulla. Quindi questa velocità ci sta veramente massacrando. Questa è purtroppo la verità. Quindi io chiedo a questi enti di cercare di fare il più possibile, di darci l'opportunità di lavorare anche a noi, in serenità e in sicurezza soprattutto, perché a oggi non lavoriamo molto in sicurezza, proprio perché è così. È diventato un po' fatiscente la struttura. Tutto qua. Piero. Sì, dunque io... C'è anche tu ieri a... Sì, a Ponte Buriano, sì. Quindi ho assistito a tutto ciò che effettivamente molta gente, che tra l'altro
secondo me è mancata informazione diciamo, sia precedente sia durante i lavori, perché chiaramente bisognava che ci fosse stata un pochino più di informazione, perché molta gente probabilmente non conosce i fatti e quello che lì effettivamente, non dico che tutti i sassi vengono catalogati dalla sovrintendenza, per fortuna non siamo passati alla numerazione, però diciamo che è così. E quindi ecco, secondo me c'è stata, diciamo, sono stati un po' sprovveduti a cercare di pensare che questo lavoro si poteva fare senza prendere magari delle precauzioni prima. Ecco, io mi allaccio un attimino, perché ormai sono grande, quindi nella mia vita ho visto tante cose. Io sono stato per una quindicina di mesi in Madagascar e sono nel 1967. Lì fu lasciata, diciamo, dai francesi, perché era una colonia francese, e poi ci fu l'indipendenza. Ecco, e lì gli ultimi asfalti l'avevano fatti i francesi. Io ci sono andato negli anni 2000 e quindi quando passavo lì e dicevo: Madonna, guarda questo asfalto. Ecco, io ora mi sembra, certe volte quando vado per la strada, mi sembra di essere in Madagascar, che effettivamente le strade sono diventate così. Ora io dico che, onestamente, la domanda che avevo fatto prima, appunto, da chi dipende dalla politica, e ormai si è capito che chiaramente non arrivano i soldi, quindi si è capito da dove dipende, no? Dipende da uno Stato centrale che ormai non riesce più a contenere quella massa di spese che ci sono, quella massa di interessi che paghiamo tutti gli anni nel debito pubblico, per poter destinare risorse, diciamo, ai lavori che sono interessanti. Però io dico che, andando avanti così, dove si va a finire? Perché onestamente tutti gli anni noi vediamo che le cose peggiorano. Peggiorano nella scuola, peggiorano nella... Noi abbiamo un sacco di cose fatiscenti. Le scuole che sono a rischio, i ponti, circa 10.000 ponti si parla che sono a rischio in Italia, che sono, diciamo, a rischio, tipo il ponte Morandi. Quindi ecco, addirittura sembra che in Toscana ce ne siano circa 300, almeno secondo i dati, quelli che grosso modo ci sono. 185. Cioè, appunto, quindi c'è, però diciamo, ecco, forse negli ultimi controlli un pochino, diciamo, gli hanno ridato il via, insomma, no? Ecco, però ecco, dove andremo a finire? Se effettivamente, perché noi abbiamo fatto un'Italia camionabile, perché onestamente abbiamo abbandonato la ferrovia o giù di lì per quanto riguarda il trasporto, è pesante, ecco, e onestamente abbiamo puntato tutti con i padroncini, con i camioncini, con i camioni, con le vie discorrendo. Poi tutto a un tratto non ci sono più le strade, o ci sono in qualche modo. Quindi ecco, io vedo che onestamente certe volte magari da persona, diciamo, ma non intelligente, cioè una persona diciamo che vive tutti i giorni nella città, tante volte non riesco a capire dove vuole andare questo modo di fare politica, dove vuole andare questo sistema di governare, perché io certe volte mi viene da fare delle risate, perché quando si prova qualcosa, si prova a fare uno... Io onestamente dico, ma questa gente è andata in una scuola dove ci sono i bambini e hanno chiesto: te come faresti? Perché probabilmente lo farebbero meglio. E quindi imparerebbero da loro. Ecco. Pubblicità. Bentrovati e salutiamo Angiolino Piomboni, consigliere delegato della provincia di Arezzo, anche per quanto riguarda le cose, gli argomenti di cui ci parliamo in via ufficiosa, poi sarà ufficiale, ma insomma... Questo è al momento, l'abbiamo visto anche prima, l'abbiamo sentito nell'intervista, mentre salutiamo Carlo Fiordello, ovviamente, che è sempre puntuale, preciso, quando ci viene a trovare per spiegarci come stanno le cose. Allora, un incontro, insomma, abbiamo visto, chiaramente Silvia Chiassai è diventata presidente adesso, quindi è ovvio che si è presa anche ecco così, magari una rabbia che ovviamente non c'entra niente, lei è appena arrivata, però mi sembra che abbia preso già un bel impegno, comunque vedere di... fare sistema per arrivare eventualmente a ipotizzare questo ponte nuovo. Certo, chiaramente in questa fase dobbiamo verificare quelle che sono le volontà da parte diciamo degli enti superiori, la regione piuttosto che lo Stato, per vedere e trovare le risorse e
qualora si trovassero, vedremo di percorrere strade più brevi rispetto al passato, perché mentre prima dovevamo pianificare, cioè mettere negli strumenti di pianificazione territoriale le nuove opere pubbliche, oggi la legge regionale ci permette di progettare l'opera pubblica e la sua approvazione già costituisce variante dello strumento urbanistico. Quindi questo qui potrebbe essere una semplificazione burocratica che laddove troveremo, cioè là, se troveremo le risorse, potrebbe portare in tempi non brevi ma comunque accettabili la possibilità di realizzare e di trovarsi un nuovo ponte in alternativa al ponte Buriano che, come già stato detto in precedenza, non è più possibile pensare che possa sopportare traffico di mezzi pesanti. E quindi anche i miglioramenti che si diceva prima a quella che è il tragitto alternativo? I miglioramenti al tragitto alternativo vanno visti e chiaramente il tragitto alternativo va visto anche per quanto tempo rimarrà un tragitto alternativo, quindi è tutto quanto da valutare ancora. È chiaro che quelli che sono gli interventi su Ponte Buriano che dovranno seguire a quelli che già sono stati appaltati, i 700.000 euro appaltati, sono interventi che riguardano soltanto i rostri, cioè quindi neanche una parte strutturale del ponte, ma le pareti che servono, diciamo, a deviare l'acqua e che non faccia, diciamo, che non danneggi il ponte oltre misura. Ci saranno necessari anche altri interventi relativi alle volte, relativi agli archi e relativi ai timpani. La gente si chiede, è sicuro questo ponte? La sua, diciamo, la riapertura, questa è la domanda chiaramente che magari allora, ci guarda. È chiaro che verranno prese tutte le precauzioni, ci saranno tecnici che dovranno valutare la sicurezza e questa precauzione di non far transitare i mezzi pesanti è dovuta perché già ci sono, diciamo, dei sintomi visibili di deterioramento che con il transito dei mezzi pesanti sarebbe esponenziale e strutture di quel tipo è chiaro che possono essere pericolose. Allora, volevo adesso chiedere un attimo anche al vice sindaco qualcosa di viabilità anche del comune, anche in rapporto al famoso bando periferie, poi dopo ovviamente se Antonio Peruzzi vuole riprendere gli argomenti che ho visto sull'accusa ai camionisti di prima, ho visto un attimo, magari dopo ci ritorniamo un secondo. Cosa accade, ecco, quali interventi partiranno, visto che c'è stata la variazione, no, al piano triennale delle opere pubbliche, perché i finanziamenti del bando periferie saranno dilazionati quantomeno e quindi il Comune di Arezzo ha dovuto cambiare in corsa, no, quelli che erano i propri prospetti appunto per il futuro. Allora, quali sono gli interventi che partiranno per primi? Che speriamo che partano, speriamo che partano. Che per primi è sempre bene utilizzare termini condizionali cauti perché quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione i tempi non sono mai certi, mai. Anche se uno si fa tutti i suoi brevi cronoprogrammi e cerca di mettere in nemmeno fila... Nemmeno con contratti di governo? Niente, niente, impossibile. Però ecco, noi abbiamo mantenuto nel 2018, quindi nell'anno corrente, l'appalto inerente all'intersezione di Via Fiorentina, la realizzazione della rotatoria con il sottopassaggio lungo la tangenziale. Questo è l'intervento più importante che abbiamo mantenuto nel 2018, mentre... L'altro intervento, altrettanto importante dal punto di vista economico, dal mio punto di vista, forse anche più importante dal punto di vista viario, ovvero il sottopassaggio di Baldaccio d'Anghiari, il raddoppio del sottopassaggio, sarà nel 2019. Di fatto siamo pronti con entrambi i progetti, quindi potremo procedere all'appalto di entrambi, ma avendo avuto questa spiacevole notizia dello slittamento delle risorse dal 2018 al 2020 da parte del governo centrale, abbiamo dovuto rimodulare gli interventi che avevamo programmato in modo tale da finanziarli con risorse del comune per poi veder restituire da parte del governo centrale le risorse rendicontate. Gli altri interventi che partiranno nel corso del 2019 sono interventi sui parchi, quindi Parco Duci, Parco Foroboario, Parco Arno, un lotto è partito, un altro lotto è stato stralciato, partirà il lotto inerente alla videosorveglianza e illuminazione della zona San Donato Saione Pescaiola.
I giardini di Viale Michelangelo divisi in due lotti funzionali partiranno in parte nel 2019 e in parte nel 2020. Nel 2019 partirà unicamente l'allungamento. Con i soldi promessi o con dei mutui accesi? Allora, in parte con dei mutui. Noi avevamo... E se dopo questi i soldi non ce li danno? Ora si paga il mutuo. Ora vi spiego. In parte avevamo pensato già dall'inizio di cofinanziare, era previsto di cofinanziare alcune opere con delle risorse comunali, quindi avevamo già in animo, avevamo già stanziato delle risorse che siano provenienti da concessioni edilizie piuttosto che da mutui, piuttosto che da alienazioni per realizzare alcune opere. Oggi ci troviamo a dover far fronte a un problema un pochino più grande perché le risorse che dobbiamo mettere in campo sono più importanti, venendo a mancare nell'immediato quelle ministeriali, quindi gran parte delle opere in effetti verranno, è previsto di coprirle con il mutuo. Di fatto con la legge di bilancio che verrà approvata entro dicembre 2018 il governo dovrebbe chiarire in maniera definitiva le modalità con cui retrocederà ai comuni le risorse che sono state anticipate, quindi contiamo che qualora venga mantenuta la parola data a gennaio 2019 andremo in variazione di bilancio e sostituiremo le voci oggi impegnate con il mutuo, quindi con il finanziamento mutuo, con un finanziamento ministeriale in modo da alleggerire gli investimenti a carico del Comune e finanziare le opere appunto con le risorse che ci arriveranno dal Ministero, frutto dei lavori che abbiamo eseguito e rendicontato. Ricordo che nel corso del 2018 il Comune di Arezzo è stato il Comune preso a riferimento a livello italiano perché siamo stati gli unici su tutto il territorio nazionale, quindi su 120 comuni, ad aver rispettato i tempi pattuiti al momento della sottoscrizione dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero l'8 di settembre il Comune di Arezzo aveva presentato tutti i progetti esecutivi al Ministero. Molte gare erano già state portate avanti, alcune opere erano già state eseguite, addirittura per esempio la scuola Masaccio piuttosto che altri interventi per un importo complessivo di 800.000 euro che è già stato rendicontato al Ministero, quindi questi soldi ci dovrebbero arrivare ad inizio anno, ci serviranno per alleggerire, come dicevo, la parte di investimenti che abbiamo previsto di fare con mutuo. Quello, lo snodo lì di Via Fiorentina per voi è... Esatto, questo è importante perché ho capito perfettamente questo problema dello slittamento e tutto il resto, ma in definitiva poi questo progetto, so che è stato approvato tutto il resto, è in funzione, quindi partirà sto progetto o dobbiamo comunque aspettare questo slittamento, quindi questa, in parole povere, partirà questa la progettazione? Gara, la gara per quello che riguarda il Comune, la gara per i lavori partirà entro fine 2018, quindi entro l'anno noi bandiremo la gara. Ok, quindi ci saranno... ad oggi il progetto è al Genio Civile perché l'ultimo passaggio lo deve fare il Genio Civile che ci deve validare le verifiche sulle strutture che verranno realizzate, dopodiché saremo pronti per poter andare con l'appalto. Gli appalti, un appalto di questo tipo ha un tempo di conclusione che va dai 4 ai 5 mesi, ok? Non li detta il Comune di Arezzo, non li dettano gli enti locali, ma sono dettati da norme di livello nazionale. Se tutto va bene, quindi se dovessimo azzeccare una ditta giusta che sta all'interno dei tempi, che ci consegna tutti i documenti dopo la assegnazione definitiva dell'appalto, perché finita la procedura ci sarà un momento di assegnazione. Dopo l'assegnazione la ditta ci dovrà produrre tutta una serie di documenti. Spesso le ditte giocano su questi aspetti qui, hanno 35 giorni, poi si prendono 2 mesi, si prendono 3 mesi, non abbiamo gli strumenti per poter intercedere in maniera coattiva. Quindi se tutto dovesse andare bene e dovessimo trovare una ditta corretta, capace e che ha voglia di lavorare, a primavera noi vedremo il cantiere. L'obiettivo è quello di aprire almeno la rotatoria nella primavera 2020. È un obiettivo politico ovviamente perché ci piacerebbe inaugurare, ci sono le elezioni, quindi ovviamente alla parte politica interessa e fa piacere cercare di rendere ai cittadini sicuramente le opere sulle quali si è impegnato. Ma è molto importante anche per la nostra viabilità, perché quello snodo lì credo che sia veramente fondamentale, anche perché toglieremo un sacco di traffico in via Fiorentina che anche lì sta diventando abbastanza... Che poi il traffico in via Fiorentina rimarrà lo stesso.
cambierà nel senso che sarà più fluido. Esatto, il problema è importante. Il problema poi, è bene chiarirlo, quando c'è una parte molto fluida e una parte meno fluida, lo stesso traffico trova un nodo nella fase successiva dove trova meno fluidità. Sì. La rotatore a sette ponti, tanto per essere chiaro. Esatto, una rotatore a sette ponti che già oggi è al limite del collasso, domani sicuramente, non vedendo più code, non vedendo più l'intersezione in via Fiorentina, si snellisce, esatto. Che si snellerà via Fiorentina, ma però si aggraverà sicuramente il problema sulla sette ponti. Si alleggerirà probabilmente quello nella rotatoria successiva, ovvero quella della Casentinese, perché realizzeremo la bretella di collegamento fra la Viale Santa Margherita e Via Buonconte a Montefeltro, quindi verrà fatto un altro pezzo di tangenziale e questo dovrebbe alleggerire un po' quel tratto. Comunque di nel progetto definitivo si passa sotto, quindi? Si passa sotto lungo la tangenziale. Qualcuno in consiglio ha detto, che ho letto qualche intervento che è stato in consiglio, credo dell'opposizione, che qualcuno ha detto che è impensabile fare un intervento del genere, complicatissimo, scavare. È un intervento complicato per due ordini di motivo. Il primo è di natura, non voglio dire archeologica, però quando si va a scavare Arezzo è sempre un po' un interrogativo, quindi la speranza è che quando andremo a realizzare il sottopassaggio non si trovi niente di particolare sotto, perché questo significherebbe sicuramente dover slittare nei tempi e far intervenire altri enti che vorranno capire cosa c'è esattamente. Questo qui è il primo problema. Il secondo problema è il problema di cantierizzazione. Quella è una strada che è trafficatissima, è l'unica strada che collega il casello autostradale, quindi chi viene dall'autostrada al Casentino, non ci sono strade alternative, quindi il traffico dovrà continuare a passare di lì. Di fatto sarà un cantiere aperto accanto a una viabilità che continuerà a scorrere in maniera un pochino più rallentata. Quindi la difficoltà vera nell'esecuzione delle opere è questa. È un problema che non troveremo per il raddoppio del sottopassaggio in via Baldaccio d'Anghiari, perché quel cantiere verrà realizzato sul piazzale dove oggi ci sono gli autobus, verrà sbancata una parte del sedime dove oggi insistono due binari morti e verrà fatto la nuova viabilità con uno spingitubo in sede indipendente senza interferire sul traffico, quindi lì sarà un'esecuzione di lavori sicuramente molto più veloce, a parte per il fatto che sopra ci sono i binari, quindi andranno sostenuti i binari nel momento della spinta per realizzare la seconda canna. L'ultima cosa, spero che questi lavori vengano fatti in parte anche dalle nostre imprese qui del luogo, che sarebbe molto molto importante. Questa è una speranza anche per noi, questo è molto molto importante, un po' perché siamo cittadini del luogo, quindi ci piace appunto dimostrare quello che sappiamo fare e nello stesso tempo dobbiamo vivere anche noi in questa grande città. Proprio la vostra presidente circa un annetto fa venne a una conferenza stampa dove il sottoscritto e il sindaco abbiamo presentato una delibera che ha dato un'interpretazione a una norma statale un pochino più estensiva. Ci siamo presi qualche responsabilità proprio per cercare di andare incontro alle esigenze delle aziende locali e di agevolare il fatto che alle aziende locali possono essere affidati un po' più appalti. Però è chiaro che di fronte a una gara, d'accordo? Certo. Noi mettiamocela tutta. Pubblicità. Ultima parte di Rosso Bianco. Vediamo brevemente anche la situazione sulla regionale 71 Casentino. Anche lì abbiamo raccolto qualche voce all'indomani di un incidente che c'era stato, per fortuna non mortale, dove erano rimasti feriti anche dei bambini due domeniche fa. Vediamo. Un altro terribile schianto lungo la regionale 71, la Umbro Casentinese, in questo tratto. I veicoli la percorrono ad una velocità piuttosto sostenuta. Ma secondo lei è pericolosa la strada o come ci si comporta alla guida? Pericolosa la strada, il grande rettilineo che c'è incita alla velocità. Due le auto che si sono scontrate intorno alle 18 nei pressi di Subiano, un impatto frontale violentissimo, un'auto si è ribaltata, l'altra è andata completamente distrutta nella parte anteriore. Sei feriti in tutto, tra loro anche due bimbi, due fratellini di 4 anni e 3 mesi.
Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti erano tutti coscienti. La bimba di 4 anni è stata stabilizzata ad Arezzo e poi trasportata con il Pegaso in codice rosso. Gli altri, tra cui il bimbo di 3 mesi, i suoi genitori trentenni e una coppia di coniugi sessantenni, sono stati trasportati al San Donato in codice giallo. Non vengono rispettate le norme, assolutamente, soprattutto quando ci sono i camion. Cioè, anche questo tratto qui è largo, però è stretto, perché c'è gente che comunque sorpassa in terza fila, cioè, e quindi è ovvio che dopo alla fine qualcosa debba succedere. È sempre stata così, io ho 60 anni e sono 60 anni che questa è la regionale, a parte quel pezzo di Santa Mama e il resto, come vedete, è pericolosa, si è visto anche ieri. E che vi devo dire di più? Vi posso dire. Cosa si potrebbe fare per renderla meno pericolosa? Uno, gli automobilisti bisognerebbe che imparassero un po' a camminare anche meno. Due, ci vorrebbe l'intervento della regione, non so della provincia, non so di chi è, però un qualche cosa sì, perché è un corridoio. Se ci pensate, da Prato Vecchio a Arezzo è un corridoio e il traffico è intenso. Camion, compagnia bella e tutto il resto. Le condizioni della strada vanno abbastanza bene, ma più che le condizioni della strada forse dobbiamo fare un mea culpa noi automobilisti, sì, a volte, perché insomma sorpassiamo dove non dobbiamo sorpassare. Ad esempio c'è anche un lungo tratto di striscia continua, ma viene completamente ignorato, le persone sorpassano comunque, quindi sì, questo qua. Allora, regionale 71, che poi è in gestione, come sapete, alla provincia di Arezzo. Qui il tema è annoso, no? Sia il tratto del Casentino, sia quello che va verso la Val di Chiana, sono i due tratti più trafficati, credo, della provincia di Arezzo. Ci sono state delle piccole varianti, no? Che soprattutto in Casentino forse hanno alleggerito un po' il problema, forse più nella parte alta. Però è anche di difficile risoluzione, perché o si pensa anche qui a un qualcosa di diverso, se no sta al buon cuore, ecco, di chi la frequenta. È chiaro che, diciamo, queste sono tragedie che sono veramente tragedie per le famiglie che sono coinvolte, e la provincia ha la gestione di queste strade, però non si può pensare che la provincia progetti o faccia qualcosa di nuovo. Ora, quell'incidente lì in particolare è avvenuto su un tratto dove la 71 avrebbe già la sua conformazione definitiva. Noi abbiamo la 71 che manca nella parte che va dal Piscinale fino a San Zeno, sì. Quella parte che, come anche prima mi sembra è stato detto, che se ne parla da 20 anni e probabilmente ne parleremo per altri 20, proprio per la crisi economica che stiamo vivendo. Ora, gli incidenti che avvengono in quei tratti dove ho già due corsie larghe e dove già anche gli intervistati dicono che il manto stradale è comunque buono, penso che sia molto dovuto alla responsabilità della mancanza di rispetto delle regole da parte degli utenti. Cioè ci sono veramente persone che non solo non pensano alla propria vita, ma mettono in pericolo quella degli altri. Questa è la verità. Piero, in conclusione, veloce, che volevi dire? Veloce, sì. Io ho visto in questi giorni un titolo nei giornali che diceva appunto questo. E ora ho capito, forse per questa accensione di questi mutui, forse il sindaco... Stare i mutui non gli è andata giù. Il sindaco dichiara guerra a mezza città. Ah, un giornale riportava nel titolo della prima pagina, ecco, io non ho visto tanto nervosismo, voglio dire, ecco, per quale motivo giornale... A chi l'ha dichiarata? Non lo so, a mezza città, appunto, io volevo sapere, tante volte lui sapeva... Visto speriamo che... di essere quell'altra mezza, cioè una vecchia battuta, no? Non lo so, se lui si era accorto, appunto, essendo il vice sindaco... E si sapeva tante volte che deve andare a portare qualche arma, qualcosa, no? Visto che qui c'è la mostra della prima guerra mondiale. Tanto per stemperare gli animi, no? Perché tante volte, voglio dire, si vedono certe cose, certi tipi dei giornali che onestamente erano, non so, ecco. Spesso si era nell'altra mezza quando si parlava di roba buona. Bravo. Francamente non so a cosa si riferisca questo titolo, è chiaro che le opposizioni fanno il loro gioco.
Secondo me anche in maniera un po' troppo aggressiva ogni tanto, perché si creano degli allarmismi o si danno delle informazioni distorte ai cittadini e non è corretto. Come vi ho spiegato, il motivo per cui oggi sono stati individuati i mutui è per tenere in piedi un bilancio. Domani, su questo qui sono abbastanza convinto, i mutui verranno tolti a favore di altro tipo di risorse. Poi i giornali come si divertono a titolare, francamente ho serie perplessità, le ho rappresentate nel recente passato, perché quando uno esprime un'opinione va sempre bene, ma quando uno dà un'informazione non corretta non va bene. Sia io sia il sindaco siamo abbastanza arrabbiati con alcune testate giornalistiche, perché purtroppo troppo spesso capita, ma non soltanto a livello locale, un po' come vedete è una voce che ormai ridonda sia a livello locale, sia a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, perché da Trump al sindaco di Arezzo ci sono tante persone cosa nel mezzo lega che, Trump a Ghinelli ci sono tante persone nel mezzo che però lamentano troppo spesso il fatto che ci sia un certo tipo di giornalismo fatto non troppo bene. Volevo questa spiegazione perché, avendo visto questo titolo così, c'è stata l'opportunità di capire che, insomma, poi tutto sommato non è che, insomma, questa guerra non ci sarà, insomma. Non credo, okay, ecco. Non mi risulta. Sì, oppure si farà a tutta la città, oppure a niente, insomma, perché sennò a mezza città. Beh, l'unico scontro in cui si è letto è quello con Boldi di Arezzo Fiera. Ma ah, ecco, sì, tema appunto, di ora, questa trasmissione. Vabbè, ma non è mezza città. Boldi non è mezza città, però. Quindi, ecco. Comunque il campo scuola non sarà interessato dall'intervento, il vecchio campo scuola, dall'intervento di via Fiorentina. Il vecchio campo scuola sarà parzialmente interessato, una piccola parte della rotatoria andrà ad incidere sul campo scuola esistente, un'altra piccola parte verrà interessata da una zona verde di transito pedonale, e poi tutta la parte rimanente del campo scuola invece sarà ceduta al Arezzo Fiere Congressi. Sarà ceduta, quindi? Sarà ceduta Arezzo Fiere Congressi. In cambio dell'auditorium? Oh, in no. cambio, non lo so, questi che diciamo che gli accordi o tutto ciò che c'è nel mezzo viene gestito direttamente dal sindaco e dall'assessore Merelli, che hanno rapporti vabbè, diretti con lui. Vedremo se ci sarà la pace con Boldi. Dei sensi. La pace dei sensi. Intanto si stanno preparando le pipe della pace, quindi sì. Dipende cosa c'è dentro la pipa. Bene, io vi ringrazio molto di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima settimana.